due parole. Buongiorno, buongiorno a tutti. Praticamente diciamo questo per noi è un momento che aspettavamo, uno dei tanti che aspettavamo, perché veramente sul nido abbiamo investito tantissimo e continuiamo a investire buona parte delle nostre energie, perché per noi rappresenta cura dei più piccoli, cura delle famiglie, ci prendiamo cura della città di Termini Imerese, lo facciamo veramente lavorando quotidianamente con grande determinazione, grazie a tutti, chiaramente educatori, tutti coloro che ci consentono di realizzare lo spettacolo e la meraviglia che è stata realizzata nel nido comunale in tutti questi tre anni, diciamo così. Oggi inauguriamo lo spazio esterno, come potete, questo spazio esterno chiaramente nasce dal lavoro indefesso dell'amministrazione comunale di Maria Concetta Buttà, perché chiaramente il merito va a chi deve andare, chiaramente dagli uffici che l'hanno seguita e che l'hanno accompagnata. Uno spazio esterno in cui i bambini potranno giocare in sicurezza, fare laboratori, vedete qui c'è l'angolo della lettura, la sabbiera, l'orto, diciamo continuiamo ad espanderci. A questo chiaramente si unisce poi il lavoro che l'amministrazione comunale sta portando avanti con il nuovo nido comunale da 84 posti che vedrà, diciamo, vedrà i primi passi già inizio ottobre faremo la gara, quindi veramente siamo veramente veloci, perché il finanziamento PNRR non perdona, quindi la nostra città si doterà nei prossimi anni, il prossimo anno già ci saranno i lavori, di un nuovo nido comunale. Quindi vedete come da un nido, io questo lo ricordo sempre perché la storia non va mai dimenticata, da un nido in chiusura si è passati a un nido potenziato al massimo, che è diventato coordinamento pedagogico territoriale con tantissime attività e punto di riferimento di tantissimi comuni d'Italia. L'assessore Buttà vi dirà anche cosa la aspetta a Vicenza il prossimo mese, credo, il prossimo mese, e poi chiaramente continueremo con una massima attenzione con il nuovo nido, con un più 84 posti, quindi siamo passati da un 20 meno, diciamo, a 84 più 60, vedrete come chiaramente il servizio pubblico, perché qui quello che noi offriamo è il servizio pubblico, il pubblico non sparisce ma si potenzia e soprattutto fa rete con il privato, che grazie a questa azione, diciamo, sta avendo sicuramente i suoi benefici e sta conoscendo una realtà diversa fatta assolutamente di condivisione. Questo lo volevamo condividere con le persone più importanti, che sono le famiglie del nostro nido comunale, con i piccoli, e che dire, basta, grazie, continuate veramente a più che altro, non dico a sostenerci, perché pare che dice sostegno politico, non è sostegno politico, è sostegno alle azioni che un'amministrazione comunale, qualunque essa sia, dopo di noi ce ne sarà un'altra, continuerà a fare, speriamo sempre chiaramente che siano azioni di crescita e di non dover più vedere un ritorno al passato, che chiaramente ha visto un nido comunale andare in grande sofferenza. Considerate che il trend non è così, i comuni d'Italia, io questo lo devo dire perché l'ANCI nazionale chiaramente ci dà la panoramica, i nidi comunali stanno chiudendo in quasi tutti i comuni, c'è una grande sofferenza, soprattutto in Sicilia sono quasi scomparsi i nidi pubblici, il servizio comunale. Noi, diciamo, abbiamo invertito il trend qui e ci stiamo potenziando. Che dire, grazie a tutti voi che veramente siete poi linfa vitale per il nostro nido, grazie alle due nostre educatrici, a chi opera veramente gli esecutori, tutti gli esecutori, i PUC che hanno lavorato qui dentro, cuochi, c'è veramente dietro, c'è una macchina infinita, quindi grazie, io non li conosco tutti a uno, mi dispiace, però vi conoscerò, quindi grazie e basta, niente, non ho altro da dire. Io aggiungo solo due parole. E noterete il fatto che questo spazio è meno adorno di giochi, in qualche modo prima c'erano più giochi. Le idee che hanno guidato la progettazione dello spazio esterno sono state essenzialmente due: un luogo in sicurezza, quindi abbiamo scelto i materiali migliori in commercio, dalla recinzione al pavimento, che sono materiali fra l'altro costosissimi. E poi l'altra idea è che questo spazio in sicurezza si possa riempire di una pedagogia che viene costruita e offerta dagli educatori, cioè lo spazio esterno del nido non è la villa comunale in cui il papà e la mamma portano il bambino e lo affidano al gioco.
lo spazio esterno del nido è, uno è chiamato ad essere uno spazio pedagogico come lo spazio interno. Ecco perché la cura dei materiali per garantire l'accoglienza e la sicurezza, la psicomotricità che è garantita da questi due piccoli giochi a terra, l'angolo della lettura, importantissimo, è un totem, ci avete fatto caso? Perché dice che l'educatrice per il bambino è la figura di riferimento. È nella relazione dell'educatrice che il bambino viene immesso nel mondo. Ed ecco perché l'idea del totem. E poi la moda dell'outdoor education, che io trovo interessante, garantita attraverso la sabbiera e l'orto. Ultima cosa. Quello che è accaduto in questa città negli ultimi 4 anni ha una portata economica non indifferente. Il sociale ha creato un'economia che in questi ultimi 4 anni ha un valore di circa 8 milioni di euro. Significa che dentro questi 8 milioni di euro sono stati pagati stipendi di persone che non lavoravano e adesso lavorano. Non troviamo più educatori per i servizi educativi. Significa acquisto di materiali, insomma è un indotto importante. Perché ve lo dico però? Si chiama economia sociale ricordando il fatto che la parola economia dal greco vuol dire cura della casa. Questo valore economico che abbiamo immesso in città e che, ripeto, in 4 anni ha un conto di 8 milioni di euro che è rifluito nelle tasche dei cittadini e di altri che ci raggiungono e che vengono da fuori a lavorare qui. E questo valore è stato possibile perché noi così vogliamo amministrare la città. La vogliamo amministrare con la stessa cura con cui amministriamo casa nostra e gli affetti più cari, per cui non c'è termine più adatto. Economia, cioè cura della casa. Allo stesso modo abbiamo guardato a voi come se foste dei nostri familiari, così abbiamo guardato i dipendenti, così abbiamo guardato alle famiglie e posso dire che siamo sulla buona strada. Vi invitiamo in questo nuovo avvio di anno educativo a fare squadra, non intorno a noi, ma intorno ai piccoli, che questa città possa trovare un po' di pace, almeno negli occhi dei bambini. Facciamo squadra intorno ai nostri bambini che non sono il nostro futuro, ma sono il nostro presente. Buon anno a tutti. E ora mangiamo.